Ritorniamo adesso e il pomeriggio sarà un susseguirsi di panel più tecnici, se vogliamo, che vanno ancora più in profondità nel cercare di capire qual è il ruolo possibile di una proposta come Farming for Future nel contesto europeo e italiano. E iniziamo con il primo panel, in cui discuteremo di neutralità carbonica e PNRR. Qual è il ruolo per l'agricoltura italiana? Abbiamo visto come la peculiarità dell'agricoltura italiana poi riguardi una filiera agroalimentare che è quella capace di produrre il più alto numero di prodotti DOP in Unione Europea e nel mondo, se vogliamo. Chiediamo ai nostri ospiti di seguirci qua giù in modo da riuscire anche a permettere a chi ci segue invece in collegamento di sentirci. La filiera agroalimentare italiana, l'industria agroalimentare italiana è quella capace di produrre più DOP in Europa e nel mondo. Ed è una filiera che, per quanto abbia già fatto molto, deve poi puntare, l'abbiamo visto proprio stamattina, sulla sostenibilità come ulteriore criterio distintivo delle proprie eccellenze. Il settore agricolo, lo abbiamo visto questa mattina, ha un ruolo chiave per raggiungere la neutralità carbonica, perché può agire poi su più fronti. Innanzitutto mitigando le proprie emissioni, adottando le tecniche e le tecnologie avanzate, pensiamo ad esempio agricoltura 4.0, poi perché può stoccare in modo stabile CO2 sotto forma di carbonio nel suolo, ovviamente contrastando in questo modo anche il degrado del suolo, e poi perché può ridurre le emissioni legate invece all'uso dell'energia fossile, e anche questo l'abbiamo visto questa mattina grazie alla produzione di energia e di bioenergia rinnovabile e sostenibile. E allora iniziamo a invitare sul palco i nostri ospiti di oggi. È già qua con noi e lo ringraziamo il dottor Lorenzo Ciccaresi del Dipartimento per il Monitoraggio e la Tutela dell'Ambiente e per la Conservazione della Biodiversità di ISPRA. Buon pomeriggio, benvenuto, prego, si accomodi. Mentre dovrebbe essere già collegato con noi il direttore generale di CREA, il dottor Stefano Vaccari. Eccolo lì, buongiorno. Buongiorno Vaccari, benvenuto. Allora, con voi faremo una chiacchierata appunto sulla neutralità carbonica e sul ruolo del PNRR in questo contesto. E parto proprio da Ciccarese. Abbiamo visto anche questa mattina, lei ha seguito i lavori della mattinata, sono stati lavori molto, molto intensi e molto anche densi di argomenti, ne abbiamo parlato poco fa. E allora, nel PNRR si parla dello sviluppo del biogas in agricoltura e della valorizzazione del digestato, ma non solo, poi sono tante le possibili opportunità di sviluppo e di innovazione offerte dal piano. L'agricoltura e la zootecnia possono non solo cambiare rotta, ma anche contribuire quindi in modo significativo a ridurre le emissioni. Si parla della digestione anaerobica, lo si fa in modo molto anche qua innovativo, no? Anche questo può essere la strada maestra per ridurre, per esempio, le emissioni della zootecnia. Insomma, sono tanti gli argomenti. Sì, intanto grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti. Quindi la parola chiave è neutralità carbonica. Sapete che intorno a questo concetto di neutralità carbonica esiste un dibattito scientifico molto molto intenso, interessante dal punto di vista teoretico ma anche pratico, perché la revisione di questa idea della neutralità carbonica e della bioenergia ha portato anche alla revisione, per esempio, delle politiche, delle strategie europee in termini di valorizzazione della bioenergia. Lo dico, magari faccio un ripasso perché siamo tutti esperti di queste cose, ma la neutralità della bioenergia, un ripasso. Sì, un ripasso serve. Dipende dal fatto che la vegetazione, grazie alla fotosintesi, è in grado di assorbire e fissare anidride carbonica dall'atmosfera e fissarla per periodi più o meno lunghi nella biomassa epigea, ipogea, nel suolo e nella necromassa. Quindi questa biomassa può essere utilizzata in sostituzione delle fonti fossili di energia, e quando viene utilizzata per la produzione di energia libera in atmosfera carbonio biogenico,
diverso da quello fossile e quindi non incide teoricamente sulla, sul ciclo del carbonio, quindi rinnovabile in questo senso, a differenza invece delle fonti fossili di energia che usano carbonio che è stato sequestrato per centinaia di milioni di anni, di migliaia, forse milioni di anni nelle viscere della Terra, e quindi viene, quando una fonte fossile di energia, gas, carbone, petrolio, viene bruciato, viene liberato ancora una volta questa quantità di anidride carbonica nell'atmosfera portando l'effetto serra. Quindi c'è questa differenza, però c'è una differenza anche, questo vorrei che ci fosse anche una riflessione perché è importante inserirlo all'interno del dibattito sulla valorizzazione del biogas, della bioenergia in generale, fra neutralità carbonica, quindi rinnovabilità della bioenergia e sostenibilità. E la sostenibilità dipende dal tipo di energia, da come è stata prodotta, dipende da quanta energia non biogenica, quindi fossile, è stata impiegata per produrre quella unità di energia. Ci sono molti studi che dicono che una unità di energia fossile viene utilizzata per produrre da 34-40 no? unità di bioenergia. Secondo altri invece questo rapporto è molto molto diverso, addirittura insomma, una parte di energia fossile viene bruciata, consumata per ogni 4 unità di energia prodotta dalla bioenergia. E questo dipende però ovviamente dal tipo di bioenergia, dalle tecniche che vengono impiegate, insomma c'è una letteratura vasta su questo. E quindi bisogna far entrare questa differenza all'interno delle politiche di valorizzazione che però insomma al momento sembrano favorire fortunatamente la bioenergia, l'hanno fatto in passato per esempio la direttiva su energie rinnovabili, anche in Italia abbiamo avuto una significativa valorizzazione della bioenergia e per il futuro come dire, gli scenari sono anche promettenti, per esempio cominciamo dal rapporto special report dell'IPCC 1.5, no? Questo famoso rapporto che ha detto cosa succederebbe al pianeta nel caso in cui dovessimo superare questo riscaldamento di 1,5 gradi centigradi. E questo rapporto, tra le altre cose, dice che c'è un potenziale molto molto significativo della bioenergia in termini di copertura della domanda di energia futura a scala globale, pari a circa il 27%. Parliamo di bioenergia, quindi non potenziale biologico ma economico, quindi realmente realizzabile. Su questa linea 27% è un numero straordinario. Certo, altissimo. Però, altissimo tenendo conto però insomma, dell'evoluzione del mercato di energia dei prossimi anni. Questo però è quello che dice l'IPCC. Su queste cifre si muove anche per esempio l'Agenzia Internazionale per l'Energia, quindi gli scenari sono molto promettenti, come molto promettenti sono anche gli scenari che vengono prospettati dall'Unione Europea. Quindi ecco, il problema è come rendere sostenibile questa forma rinnovabile di energia. E qui ci sono due temi che riguardano in modo particolare il biogas, abbiamo discusso anche in passato con molti di voi che erano anche presenti stamattina, che riguardano in modo particolare la territorialità e la misura degli impianti che vengono impiegati, no? per la valorizzazione del biogas. C'è un'altra cosa che volevo dire, che quando parliamo di relazioni fra cambiamenti climatici e agricoltura, generalmente, anche questo è successo stamattina, si tende a guardare al ruolo che l'agricoltura ha rispetto alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel linguaggio appunto della PCC e della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici, mitigazione significa riduzione delle emissioni. Dopodiché però le relazioni sono anche molto molto più complesse e anche in questo caso bisogna guardare queste relazioni complesse che includono prima di tutto gli impatti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura. No? Noi sappiamo, grazie ai rapporti dell'IPCC, a una serie sterminata di studi indipendenti, che è bastato questo 1,2 gradi di aumento della temperatura media globale per portare a degli effetti molto molto significativi, no? Che riguardano l'alterazione dei processi
e fisiologici, anticipo della maturazione, anticipo della fioritura, come dire, il disallineamento fra il ciclo, per esempio, degli impollinatori e la fioritura, impatti molto molto significativi. Ma un ultimo rapporto pubblicato a luglio di quest'anno, inizi di luglio, dell'IPCC, dice in maniera evidente che c'è un legame forte fra l'aumento della temperatura media globale e l'aumento della intensità, frequenza e vastità degli cosiddetti climate extremes, no? Degli eventi climatici estremi. E gli eventi climatici estremi portano degli impatti su tutti i settori produttivi, ma sull'agricoltura in modo particolare. Certo. Quindi, ecco, quando parliamo di relazioni bisogna guardare agli impatti, alla capacità di mitigazione, che va valorizzata, perché anche l'agricoltura deve fare la sua parte. E poi c'è un'altra questione che va pure tenuta conto, che riguarda l'adattamento, no? Perché il settore agricolo, essendo uno dei settori che più subisce gli impatti dei cambiamenti climatici, deve essere in grado di adattarsi a queste trasformazioni. Questo in parte è già successo, ma su questo riprendo anche il concetto che, no, diceva stamattina il Presidente di Codirette, ci bisogna del contributo forte della scienza. Certo, allora, dottor Ciccarese, grazie intanto. Poi torneremo sui numeri, proprio perché, insomma, in qualche modo Farming for Future, l'avete visto questa mattina, è un atto di responsabilità che un gruppo di imprese ha deciso di intraprendere, di cui ha deciso di farsi carico, proprio perché insomma, dietro ci sono i numeri a cui lei faceva riferimento, i numeri che ISPRA da sempre tiene come stella polare del suo agire, e i numeri dicono quello che ci stava dicendo il dottor Ciccarese. Allora vado subito dagli amici di CREA, perché Ciccarese ha finito il suo intervento dicendo è importante la ricerca. Insomma, stamattina abbiamo visto come tante risorse del recovery plan dovrebbero andare in quella direzione, nella direzione della ricerca. Allora Stefano Vaccari, che è il direttore generale di CREA, quanto è importante questo aspetto, quello della ricerca? Da buon perito agrario, che oltre alla parola carbonica, direi che l'altra parola è sostenibilità aziendale. La sostenibilità aziendale, che lo dico il futuro agricolo, è decisivo per comprendere la possibilità che l'agricoltore avrà di abbracciare i campi. La percezione dei grandi cambiamenti delle campagne c'è calata sul bilancio pubblico. E allora nella prospettiva della ricerca, degli sviluppi che noi abbiamo come CREA, ma anche come agricole. Ci perdoni Vaccari, abbiamo qualche problema di collegamento, forse se riesce ad avvicinarsi di più al microfono potrebbe aiutarci, grazie. Sono praticamente dentro al computer. Perfetto, fra un po' appare dallo schermo, si teletrasporterà qua. Quindi forse abbasso il volume leggermente. Potrebbe aiutare, sì. Aiuta meglio? Meglio, grazie. Perfetto, allora passiamo al volume. Appunto, quello che è chiave in questo momento è comprendere che le soluzioni che la ricerca offre devono essere sostenibili sotto il profilo aziendale. Per questo l'impatto è corretto che secondo me il consorzio CIPA ha dato allo sviluppo di nuova tecnologia, allo sviluppo che riguarda ai massimi sistemi dell'universo, ma la realtà aziendale, noi dobbiamo risolvere una serie di problemi dell'imprenditore zootecnico. I problemi di produzione tecnica sono lo spartimento di reflui, i costi della gestione,
una catena di comandamento della catena dei redditi, il costo dell'energia. Se noi riusciamo a dare una risposta alle imprese su questo, il problema della neutralità carbonica arriverà di conseguenza. E questo per noi come CREA è molto importante, perché la ricerca è molto attenta ai costi aziendali. Guardate, dopo questo primo intervento, noi abbiamo le prime 10 denominazioni protette in Italia, valgono circa l'80% delle intere denominazioni. Bene, mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Ebbene, di queste 10, 9 hanno a che fare con gestione dei reflui. Ce n'è una sola che non riguarda il benessere degli animali o i reflui. Delle prime 3 DOP del mondo, tutte e 3 si fanno in pianura padana con un impatto sui reflui micidiale. Allora, è una questione strategica per l'Italia offrire una soluzione operativa sotto il profilo del biogas, prima ancora per la neutralità carbonica, per la sostenibilità aziendale. E su questo le ricerche del CREA sono, direi, sufficientemente avanti. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Le arriva anche il saluto del nostro pubblico di quest'oggi. Allora, torniamo a ISPRA. Cosa ci dicono i numeri su quello che abbiamo visto questa mattina? Farming for Future può impattare in maniera consistente, decisiva, anche quello che diceva il direttore generale, no? Sì, anche qui un po' di numeri. Insomma, noi di ISPRA, come molti di voi sanno, facciamo il reporting per la Convenzione ONU sui cambiamenti climatici su emissioni da assorbimento di gas di serra. Gli ultimi dati dicono che l'agricoltura contribuisce per circa il 7,1% alle emissioni nazionali di gas di serra, che nell'ultimo anno 2019 di cui si dispongono i dati corrisponde a circa 418 milioni di tonnellate di anidride carbonica a scala nazionale. Quelle da agricoltura sono circa il 30%. Gran parte di questi 30 milioni di tonnellate di CO2 derivano dalla zootecnia, dalla risicoltura, e infatti metano e biossido di azoto sono i gas prevalenti, molto di più rispetto all'anidride carbonica. Quindi questo dà anche un'idea di quali siano i settori target, no? Per cercare di ridurre il contributo dell'agricoltura, della zootecnia alle emissioni nazionali di gas di serra, e quindi raggiungere gli obiettivi climatici che, come sapete, sono stati definiti a scala europea. No, adesso si parla del Fit for 55, di raggiungere entro il 2030 una riduzione delle emissioni del 55%, e poi avere anche un net zero emissions, quindi un bilancio pari a zero fra emissioni da assorbimento del 2050 delle emissioni nazionali. Quindi sicuramente la zootecnia e altre forme di gestione delle aree agricole sono il target principale. Questo significa che ovviamente su questo il CREA ci dà dei suggerimenti, delle opzioni molto interessanti, riguardano per esempio una migliore gestione delle diete alimentari, una migliore gestione delle deiezioni animali, oppure l'alimentazione che modifica in senso positivo per l'atmosfera la ruminazione. E quindi sono opzioni che possono ovviamente ridurre in maniera anche significativa rispetto al settore, avendo ben presente però che per raggiungere gli obiettivi climatici al 2030 e 2050 bisognerà agire prevalentemente sui settori energetici. Invece dal lato della mitigazione basata sul sequestro del carbonio, abbiamo compiuto qualche settimana fa uno studio sull'agricoltura biologica. Quindi, come sapete, la strategia UE per la biodiversità e Farm to Fork prevedono a scala europea un target del 25% dei terreni agricoli della SAU convertiti a biologico. Quindi, ipotizzando
che la SAU continua a decrescere secondo il, come è successo in passato, business as usual, no? E noi, e per avere il 25% dovremmo avere circa 3,1 milioni di ettari di biologico, adesso siamo a poco più di 2 milioni, quindi significa fare circa, non abbiamo ancora i dati, almeno io non ce li ho, del 2020, avere almeno 95-96 mila ettari in più ogni anno. Abbiamo fatto anche uno studio per capire quanto questo costa, sono circa 10 milioni di euro aggiuntivi ogni anno per avere questi 95 mila ettari in più ed avere 3,2 milioni nel 2030. Allora la fermo qua proprio perché bisogna capire se ci sono queste risorse e allora lo andiamo a chiedere di nuovo a Stefano Vaccari, al direttore generale di CREA. Con il PNR ci sono le opportunità adeguate a supportare la messa a punto delle innovazioni di cui parlava Ciccarese per sfruttare poi al pieno tutte? Sì, sì. Allora, il collega Ciccarese ha evidenziato tanti interessantissimi punti. Cerco di dare brevissimi flash su ogni punto. I will try to give very short highlights on every point. With respect to emissions, the target sectors are rice growing and animal husbandry. Yesterday I was in Vercelli and we took stock of research with respect to rice. It's true that it produces methane, but... Sull'impatto della risicoltura noi abbiamo delle riserve importanti, sotto quello che dice IPCC. Sotto il problema della zootecnia è vero che dobbiamo trovare un sistema di renderlo assolutamente più compatibile sotto il problema della gestione delle deiezioni, e appunto il biogas è una soluzione importante. Sotto il profilo del biologico però la questione è leggermente diversa. Noi abbiamo ben chiaro che dobbiamo fare 1 milione di ettari in più di biologico da qui al 2030. Ce la possiamo fare, l'Italia è già molto avanti rispetto ad altri paesi, noi siamo al 16% circa della nostra SAU a biologico, quindi passiamo dal 16% al 25%, ce la possiamo fare. Le risorse ci sono nella PAC e vorrei ricordare a tutti che la PAC è la più importante politica che esiste in Europa. Faccio presente che Farm to Fork comunque soggiace alla PAC e vorrei ricordare a tutti che l'articolo 39 del trattato, che vale per tutti dal 25 di marzo del 57, ci dice quali sono i 5 obiettivi della PAC. E allora... Noi abbiamo ben chiaro che il nostro primo mandato è aumentare la produttività dell'agricoltura. Questo è fondamentale da comprendere, perché aumentare la produttività dell'agricoltura significa usare meglio gli strumenti che abbiamo. Ma è la PAC il nostro faro che ci guida. E nella PAC le risorse per passare dal 16 al 25% di biologico ci sono. Quindi... L'Italia è un po' più avanti degli altri paesi, noi non dobbiamo temere questo approccio. Fra l'altro, oltre a essere il primo Stato d'Europa in termini di aziende bio, che ricordiamo, noi siamo il secondo come superficie, ma perché siamo un paese piccolo, ma siamo il primo d'Europa come numero di imprenditori a bio, abbiamo dimostrato di saper far valorizzare i prodotti bio. Quindi... Se l'obiettivo di Farm to Fork è arrivare al 25%, l'Italia ce la può fare. Poi i problemi non sono banali, e qui la ricerca del CREA sta lavorando tantissimo, perché allargare le isole bio, cioè fare dei grandi territori bio, non più, perdonatemi il gioco di parole, protetti dalle fasce di convenzionale, vuol dire... linee aperte per parassiti, insetti e funghi molto più vasti. Quindi c'è una gestione del territorio agricolo nuova, più impegnativa, e in cui la ricerca avrà un ruolo fondamentale per evitare che l'espansione del biologico non impatti sul resto del territorio. Quindi rassicuro, le risorse ci sono. Grazie.
Grazie. E allora da qui vado all'ultima domanda per il dottor Ciccarese. La domanda è scritta dietro di lei in qualche modo. Green Possible è la domanda con cui abbiamo iniziato questa giornata. Lei cosa risponde? Sì, volevo solo prendere 20 secondi per completare il mio ragionamento di prima, perché per dare un'idea anche no, dell'ordine di grandezza della capacità di sequestro del carbonio da parte dei suoli biologici, perché abbiamo stimato, non c'è molto in letteratura su questo, e su questo ancora una volta la ricerca deve dare un contributo, no? Capire qual è la reale capacità dei suoli biologici e il potenziale da qui al 2030 e poi al 2050 in termini di sequestro del carbonio e quindi di mitigazione dei cambiamenti climatici. Dalle valutazioni che abbiamo sulla base dei dati disponibili, che sono diversi da tipi di coltura da nord a sud dell'Italia eccetera, ogni anno al momento abbiamo circa 1 milione di tonnellate di anidride carbonica sequestrate dai suoli bio, quindi una cifra significativa, ripeto, per il settore, ma dal punto di vista degli impegni nazionali e dell'urgenza di fare tutto in fretta entro il 2030, questo deve essere chiaro, perché il ruolo dell'agricoltura in termini di sequestro del carbonio è importante, ma fino a un certo punto. È importante quando si vede questa funzione, questo servizio ecosistemico, o come si dice adesso, contributo della natura alle persone, secondo un concetto nuovo che sta prendendo piede, perché servizi ecosistemici è considerato troppo antropocentrico. Ma questo, quando appunto questa capacità di sequestro del carbonio viene vista insieme a tutti gli altri servizi che la natura, che l'agricoltura offre. E quindi passo alla, no, alla domanda che ha fatto lei, cioè come si fa, no, a rendere green l'agricoltura? Allora, questo è molto ben evidente anche nella sterminata letteratura scientifica che è stata prodotta negli ultimi mesi e poi anche dagli indirizzi che vengono disegnati per esempio dalla Convenzione per la Biodiversità, anche dalla Convenzione per il Clima e poi dalla Strategia Europea per la Biodiversità, Green Deal, eccetera. C'è bisogno di tenere insieme i due grandi problemi, io direi socio-ecologici, cambiamenti climatici e biodiversità. Cioè non si può pensare di fare delle misure, no, specifiche a compartimenti stagni per i cambiamenti climatici, come si rapporta l'agricoltura ai cambiamenti climatici, senza tenere insieme anche l'importanza che l'agricoltura ha per la conservazione della biodiversità. Stamattina ho sentito una cosa su cui ho dissentito, secondo cui insomma è ovvio che l'esistenza umana, come ha detto anche Joe Biden l'altro giorno, è a rischio per effetto dei cambiamenti climatici, ma noi abbiamo un problema serissimo di 1 milione di specie che rischiano di estinzione. Allora, come dire, il dovere nostro di proteggere se non tutto almeno una parte di questo 1 milione di specie che rischiano di estinzione nell'arco di qualche decennio è come dire, un dovere quasi etico, morale, perché ogni specie ha il diritto all'esistenza, quindi c'è un valore intrinseco ogni specie. Dopodiché queste specie sono importanti per il nostro benessere, per la nostra prosperità, perché come dice anche il World Economic Forum, il 55% del prodotto interno lordo, per quello italiano ancora una percentuale più elevata, dipende dalla natura e dalla biodiversità. E quindi la biodiversità, come si dice adesso, no, le soluzioni basate sulla natura, l'agricoltura biologica, le aree agricole ad alto valore naturalistico, l'agricoltura sostenibile, l'agricoltura che guarda anche nel lungo periodo, l'agricoltura che è capace di fornire tutta una serie diversificata di servizi che includono anche la produzione di biogas. Ecco, il biogas per esempio è importante per il contributo alla mitigazione, ma c'è un'altra cosa importante, è stata pure accennata stamattina: il digestato. L'agricoltura biologica ha un problema nel dispiegamento potenziale che ha nel fatto di avere non a disposizione per esempio materia organica e letame. Il digestato può essere un'opzione interessante per sostenere, no, l'agricoltura biologica, ma non solo l'agricoltura biologica certificata, qualsiasi forma di agricoltura sostenibile, dall'agricoltura familiare all'agricoltura, adesso si chiamano diversified farming systems, sono sistemi agricoli diversificati. Quindi insomma c'è bisogno di tenere insieme l'agricoltura per tutti i servizi che offre, avendo ben presente che
la capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici dipende dalla diversità genetica. Purtroppo noi abbiamo trascurato in passato questa dimensione, ma insomma ci sono studi anche molto molto interessanti degli anni 70 addirittura, che dicono dell'erosione genetica sui grani della Sicilia o della Puglia, per non dire quello che è successo negli altri paesi del mondo. Quindi insomma c'è bisogno di tenere insieme l'agricoltura per la difesa della biodiversità e in risposta ai cambiamenti climatici. Grazie, grazie davvero. Allora, ultima domanda anche per il direttore generale di CREA, Vaccari, anche per lei, non dico un sì o un no, però un flash, green possible, punto di domanda? Assolutamente possibile, non partiamo da zero. L'Italia è la piattaforma della biodiversità e lo ha dimostrato, europea, e lo ha dimostrato negli anni. Il CREA da solo, che è il più grande stoccatore di biodiversità d'Italia, noi abbiamo 119 collezioni con centinaia di migliaia di elementi genomici, con cui, vi faccio un esempio, noi abbiamo le più grandi collezioni del mondo di vite e olivo, tanto per dirne una, collezioni sterminate di cereali. L'agricoltura ha saputo negli anni proteggere una biodiversità in Italia che non ha paragoni nel resto del mondo. Per cui un aspetto voglio sottolinearlo, è l'uomo che corregge il proprio comportamento. Il biologico è fatto dall'uomo, non dalla natura. Il biologico è veramente, il metodo di produzione biologica è veramente forse una delle massime tecnologie dell'uomo per produrre. Senza un grande imprenditore non si fa il biologico, questo va detto. E allora veramente qui il ruolo e la politica agricola comune, questo lo ha sottolineato enormemente nella nuova PAC, il ruolo dell'ACIS, cioè dell'accumulazione di conoscenze, è un pilastro, per cui siamo veramente noi che correggiamo noi stessi. Questo è veramente importante, perché l'Italia ha un sapere diffuso in termini di biodiversità, di capacità di coltivazione, di capacità di vedere oltre, che gli altri paesi non hanno. Se noi pensiamo che un ettaro di terra in Italia produce quasi tre volte un ettaro in Francia o in Germania in termini di valore aggiunto, capiamo quanta abilità c'è in ogni imprenditore agricolo. E allora, proteggere la biodiversità, sono assolutamente d'accordo, è un dovere. Cambiare il sistema produttivo verso modelli di maggior efficienza in termini ambientali è un dovere, ma senza un contributo fondamentale della scienza e dell'imprenditore che lavora sulla terra, dell'imprenditore agricolo, questo sarà impossibile. Per cui io sono certo che noi ce la faremo, che green possible is possible, perché abbiamo i migliori imprenditori agricoli d'Europa e una ricerca molto robusta. Allora, grazie. Grazie davvero a Stefano Vaccari, direttore generale di CREA. Grazie davvero agli amici di ISPRA, al dottor Lorenzo Ciccarese.